ma fugge il sogno lontan. Sei la mia dolce vicina, anche se vuoto il domani. Il copione che ho in mano è di un film, di uno dei miei film preferiti, Fuga due voci. Un film che mi ricorda tante belle canzoni, un nome, un personaggio incredibile, bravissimo, signore e signori, Gino Becchi. Notte limpida e serena, è fatta apposta per amare, quando c'è la luna piena, e come bello camminare. Vagabondi senza meta, non sappiamo dove andare. Vieni Mario, dammi una mano. Con te, e soli soli nella notte. Con te, fischiettando una canzone. Senza albergo per dormire, senza nulla per mangiare. Ne manca l'appetito, non ci resta che cantare. Con te, e sotto il raggio della luna. Con te, fischiettando una canzone. E chi lo sa se tante stelle non ci porteranno fortuna. E non ho vista mai nessuna, è tanto bella come te, tanto bella come te. Tanto bella come te, grazie. Ma Gino, io non so chi mi ha dato il coraggio senti, di cantare. Senti, senti, dimmi. Io ti voglio presentare tre stelle questa sera. Tu a me? Sono qui, sì, te le voglio presentare io. Ecco, guarda, Silvana Pampanini. No. Ciao Ginetto Bello. No. Franca Marzi. Grazie. Antonella Lualdi. Hai visto? Ciao. Ciao Gino. Ciao. Allora, ti prego, accomodati e vado. Così facciamo due chiacchiere. Ci siamo già visti, già incontrati, ma lascia che Dio dia un bacetto. Che voce. E ringraziarvi tutti e tre. Antonella, io te lo mando per posta. Sì, vi io te lo do adesso. No, aspetta, dai, cominciamo. Basta, guarda che mia moglie mi vede. Ma Giuliana è un'amica. Sì, sì. Vi devo, prima di tutto, prima di incominciare, voglio dire, essere riconoscente a voi tre che siete state così carine da voler rendere omaggio a questo povero pseudo vecchietto, questo giovane, grande, questo giovane. Noi che ti ringraziamo per averci dato questa opportunità. Vi ringrazio ancora. Stop. Comunque questa sera vogliamo fare una trasmissione dedicata a Gino Becchi, ma non a Gino Becchi il baritono. A Gino Becchi l'attore di cinema, l'attore che ha tenuto a battesimo queste tre grandi attrici che abbiamo qui. Io vorrei iniziare da Silvana Pampanini. Senti Silvana, benissimo. Che film hai fatto tu con Gino? Io guarda, ho iniziato veramente protagonista assoluta con un film delizioso, Il segreto di Don Giovanni, insieme al grande baritono Gino Becchi. Poi il secondo film è stato Arrivederci papà, insieme lo stesso a un grande amico, questa volta ti dico, guarda, che poi è un grande attore, un grande cantante, e lo è tuttora. Tutto grande. Gino Becchi, va dai Ginone. Passiamo a Franca. Franca, tu cosa ti ricordi? Io mi ricordo innanzitutto che ho fatto il primissimo film della mia carriera con Gino Becchi, Amanti in fuga. Amanti in fuga. Avremo la possibilità di vedere un pezzettino di questo film Amanti in fuga con te. Sarei felicissima. Sì, poi c'era un altro film oltretutto che tu hai fatto. Follie per l'opera. Follie dove per l'opera. C'è una scena d'amore meravigliosa. Ma poi anche canzone a due canzone voci. Canzone a due voci, sì, 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 certo, sì. E vogliamo rifare quella famosa scena del bacio. Ma guarda, senti, ma allora io quante scene dovrei fare? Dai, dai, che dopo, ci starei. Dopo. Certo che ci starei. Credo che avremo il tempo di... Passiamo ora ad Antonella Lualdi. Ciao bella. Ciao. Come stai? Senti Antonella, volevo chiederti una cosa. Sì. Tu hai fatto il primo film con Gino che è Signorinella. Signorinella, sì.
E anche quel film io lo ricordo con tanta simpatia. Senti Giuliano, io vorrei aggiungere a quanto tu hai detto prima che vuoi presentare Gino Becchi baritono, sì. oltre che baritono, attore. Attore cinematografico. Io vorrei aggiungere che Gino Becchi lo vorrei ricordare come essere umano, perché umanamente mi ha dato molto. Ho esordito nel cinema sedicenne in Signorinella, ma più che altro ricordo di lui, oltre all'attore, la sua grande umanità e il coraggio che mi ha dato per iniziare senza alcuna preparazione, non avevo fatto nessuna scuola, e così la sua persona, il suo carisma mi ha dato forza e ho potuto iniziare grazie a lui. Beh, credo tutte e tre, no? Voi vi state facendo una sviolinata sulle... No, io vi ringrazio, abbiamo però tanti ricordi. Vogliamo mettere sulla... Senti, Gino, posso far vedere? No, volevo mettere sulla bilancia una cosa giusta, mi sembra. La vostra grazia, la vostra bellezza, la vostra gioventù, insomma, tutto. Senti, Gino, mi auguro di non averti delusa nel senso. Se non mi date una grande sviolinata, se no ci copriamo. Senti, potrei far vedere uno spezzone dal film Signorinella? Giuliano, volevo solo dire che tutte e tre eravamo piuttosto lontani da qui e per Gino ci siamo tutte quante mosse. Abbiamo preso macchina, aereo, robe, vari, infatti, e siamo venuti. Quando, il minimo che potevamo fare. Quando ho detto che questo special era dedicato a Gino Becchi, siete venuti immediatamente. Le mie creature sono corse. Sono corse immediatamente. Io direi di ascoltare. No, ma io vorrei far vedere adesso uno spezzone dal film Signorinella con Antonella Lualdi e tu che canti appunto la canzone Signorinella. C'erano due canzoni in questo film, Signorinella e Signorinella mia. Comunque vediamo, eccola. Signorinella pallida, dolce dirimpettaia del quinto piano, non v'è una notte che io non sogni Napoli, e son 20 anni che ne sto lontano. Al mio paese nevica il campanile della chiesa bianco, tutta la legna è diventata cenere, ho sempre freddo e sono triste e stanco. Amore mio, non ti ricordi che non dirmi addio? Mi mettesti all'occhiello una panse, poi mi dicesti con la voce... Vedrai che tornerà. Chi? Bruno? Tornerà? Perché è partito? Sì, non lo sapevi? No, non sapevo niente. Dovevamo vederci stasera. Ah, allora mi sono sbagliato. Mi pareva di aver sentito. Partito. Dovevamo vederci alle 6 all'ufficio. Sì, mi ha detto così, vuol dire che verrà. Purtroppo la qualità del film è quella che è. È un po' tutto mozzo. È la qualità che siamo riusciti a rintracciare. Molto bella. Guarda, mi ricorda tante cose questo film, Signorinella. Pensa a me. Poi mi diverte, nei tuoi film c'erano sempre due personaggi, erano... Onnipresenti, sì, che erano Haroldo Thieri e Carlo Campanile. E anche Carlo Ughetto, Thieri. C'era anche Ughetto. Ah sì, sempre, sì, era... l'autista. Era sempre arrabbiata, no? Haroldo, sì, Sofia, ti ricordi? Sì, ma c'era Sofia. Sempre arrabbiatissimo, Thieri sempre schizzoso, arrabbiatissimo. E Carlo Campanile invece era sempre lui tranquillo. Sì, esempio, nel film Pronto chi parla, lui era il maggiordomo. Volevo, mi permettete una cosa da qui? Ecco. Mando un grande abbraccio a tutti e due, a Haroldo Thieri e carissimo Carlo, tante belle cose, tanti auguri, tante felicità. Ho parlato proprio con Carlo Campanini, era influenzato proprio alcuni giorni. Beh, allora Carletto, tanti auguri. Ti facciamo tanti auguri. Vediamo un pezzettino del film Pronto chi parla, dove tu canti una magnifica canzone, e in questo film appunto c'era Carlo Campanini. La qualità di Pronto chi parla è decisamente migliore a quella di Signorinella. Alfredo! Già tornato il signore? Sì, dammi prendere le valigie che ho lasciato giù nel taxi. Chi c'è di là? Nessuno, signore, mi perdoni. Ho messo un disco. Mi piace tanto sentire cantare il signore, allora mi sono permesso. Adesso lo vado a fermare. No, lascia stare, lo fermo io. Vai a prendere le valigie e c'è anche da pagare il taxi. Beh, che fai? Hai capito quello che ho detto? Sì, signore, ma... Ma che cosa? Via, sbrigati. Sì, sì, vado. Ma tu non senti il mio richiamo, e forse tu non credi più a questo amore.
Ancora, ancora, la prego. Canti ancora. Cantare ancora? Sì. Se sapesse come mi sento turbata, commossa. La sua voce risveglia in me delle strane sensazioni che non saprei definire. In certi momenti mi fa quasi soffrire. Ah, davvero? Oh, mi dispiace, non sapevo che la mia voce potesse produrre un tale effetto. Come? Ah, sì. Dica, dica, mi interessa. Ma certo, certo che quando canto penso a una donna. Solo l'amore può dare al canto una dolcezza così appassionata. Ho pensato molto a quello che lei mi ha detto ieri. Davvero, sa? Non voglio che mi parli così. Innanzitutto perché so che le sue parole non sono sincere. Non sono sincere? E può dubitarne, sono sincerissime. Ripetergliele? Beh, questo è un po' difficile. No, non me le sono dimenticate. Le ricordo benissimo. Ma vorrei dirgliene delle altre. Come? Cantando? Ah, va bene. Mi proverò. Com'è dolce qualche volta conversare, cuore a cuore per telefono con te. E al segreto di quel filo confidare, quel che a voce sempre facile. Dolce filo misterioso. Eri un po' duro tu con Carlo Campanile, sì, lo tratti sì, un po' sì. Rudemente. Sì, beh, sai, questione di motivi di copione. Di copione. Questo film era del 1945 con sì, Annette Bach. Annette Bach, sì. E sì. Lei è la protagonista, quella che ti parla al telefono? Era cioè, non Claudia Gori. Claudia Gori, esatto, sì. Anche in questo film c'era Roldo Thierry? No, come no? È indispensabile. Ah, c'era anche questo film. Ma guarda, c'erano un po' tutti, eh? Sì. C'era perfino Panelli che faceva la parte di un usciere in un film. Mi pare di vederci proprio papà, Paolo Stoppa, giovanissimi. Senti, ma passiamo alla musica lirica un attimo. E vorrei far vedere uno spezzone dal film La Traviata che tu hai girato. Con la... Sì, va bene, ti ringrazio del pensiero, però bisogna specificare una cosa. Io quando ho girato quel film già avevo finito di cantare, perché il fatto che voi mi avete, non dico costretto, insomma, io ho aderito molto volentieri, ho dato quello che ho potuto. Il fatto se io ho smesso di cantare quando ancora potevo dare qualche cosa è perché io non ho voluto andare e presentarmi ancora al pubblico finché il pubblico avesse detto ma questo qui, poverino si arrangia però insomma non e capisci cosa voglio dire. Giusto. Io c'è stato prima, no? Prima che il pubblico mi dicesse ma vai a letto, me ne sono andato a casa da i solo grandi prima, fanno capisci? Così capisci? I grandi no, ho avuto questa ora dopo due anni mi viene Lanfranc e mi chiede di fare questo film. Io ho detto ma guarda che io sono due anni che non canto più, dico avvertimi perlomeno 15 giorni che io faccio qualche vocalito, dico sì, penso che La Traviata ancora ce la faccio, però. E invece sto disgraziato mi telefona la domenica, io ero a Palermo al Teatro Massimo e mi dice guarda domani alle 4 allora incidiamo. Beh, insomma io ho fatto quello che ho potuto, non è estremamente schifosa ma non posso dire di amare. Ma dai Gino, anche stasera hai cantato bene. Ma dai. Guarda che è una cosa, guarda che sei un pignolo tu, è come in tutte le cose, guarda la cravatta, guardate amiche carissime la cravatta, no? C'è la cravatta? Stasera guardate la catenina, invece di mettere il solito spillettino inquadrate questa sì. Cravatta, guarda, ha messo la sua catenina fuori della cravatta. E se la mettevo sotto non si vedeva. Vorrei vedere. Ovvia, oggi non è. E poi c'è il segno che questa sera mi... Della bilancia. Guarda, è che anch'io sono bilancia e non lo sapevo. Dopo tanti anni i bilancini quasi. Gino, facciamo vedere questo pezzo della Traviata. In questo film c'era Anna Moffo, che era la moglie del Lanfranc. Allora vediamo un brano appunto tratto dal film La Traviata. Soffrirò in silenzio. E riscopro d'ogni vostro avere fuor volete spogliarvi. Oh, il passato perché m'accusa. Oh!
tengo. Allà, tacete, per le mie cose viene resti certo. Il previdi, attesi, era felice troppo. Alfredo il padre, la sorte, a venire domanda or qui dei suoi due figli. I due figli? Sì. Ora siccome un Dio mi die una figlia, se Alfredo nero riedere in seno alla famiglia, ama tua amante domine, cui sposa andare dovea, ore si riposa e vine caro, e lieti, lieti ne rende. Era tratto dal che film bello. La Traviata, sì. Abbiamo ascoltato questo brano molto volentieri. Adesso chiudiamo però la parentesi lirica, cosa ne dici per ascoltare bello. Sempre Gino Becchi, l'attore. Poi attorniato ma, da... Ma non è meglio inquadrare un po' un bel primo piano da questa parte, a mio fianco, destro, sinistro, quello che volete, per perdere tempo con me. Di un'attrice grazie, che... Gino, come sei gentile. Di un'attrice, di un'attrice no, che... Sai, di queste belle facce è bene che le fai le facce a vedere. Ma certo. Potrà più che... in vedere loro che vedere la facciaccia mia. No, che di, Franca, di Franca Marzi bisogna ricordare che ha vinto anche il Nastro d'Argento come attrice. Anche il premio Riccione. Premio Riccione. Insomma, altri premi. Guarda che andiamo sì. fuori orario se li dici tutti. 1945, sì. Un altro film. Torna a Sorrento, te lo ricordi? Sì, chiamami. Sei stato anche in prigione in quel film. Sì, fortunatamente solo in quel film. Sì, certamente. In questo, anche in questo sì, film c'era Roldo Thieri. C'era anche Roldo Thieri qui? C'era Roldo Thieri qui? E come non c'era Roldo Thieri? E Carlo Campanini? Ma come? Ma tu scherzi, non è possibile. C'era. Un film mio senza questi elementi eccellentissimi, questi bravissimi, è impossibile. Carletto Romano, Nino Besozzi. Nino Besozzi, Picasso, la banda Capodaglio. E c'era, stoppa. Beh, e c'era la bella canzone anche Incantesimo che abbiamo ascoltato sì, all'inizio sì, del sì, programma, sì, che sì. è un po' la tua sigla, no? Io direi di far ascoltare a questo punto un brano tratto dal film Torna a Sorrento. Che cosa sarebbe lei, tenore, basso, baritono? Ah, questo io non lo so. Ma come, vuol cantare e non sa neppure che voce ha? Ah, ma non è che io voglia cantare, gliel'ho detto. È che mi hanno messo in testa questa idea. Io non ci avevo neppure pensato. Va bene, mi faccia sentire. Che cosa devo fare? Mi faccia qualche vocalizzo. Ah, no, io i vocalizzi non li so fare. Io conosco qualche motivo, qualche canzone. Va bene, sentiamo pure quello che vuole. Nel tepor della notte incantata. Senta, oggi abbiamo passato tanti guai, qualche cosa di più allegro. Canterò Ricordati di me. Va bene, sì, quello che vuole, ma con un po' più di voce, altrimenti non posso rendermi conto. Nel cielo le stelle brillano, nel cuore che smania c'è. Mica male. Ma che sei impazzito, mettersi a cantare così. Lo faccio smettere, non lascia. Io non dormo, penso a te. Fanno organizzare un concerto, senti. Ammazzelo che voce! E mi ricordi tu, ti vedo come allora così carina, ti porto nel mio cuore come una spina, quel fiore che mai donato, mi parlo di orti. Fallo smettere, dai. Beh, che succede? Chi è che canta? È quel giovanotto che abbiamo fermato, quel Mario Bianco.
Passiamo ad ora al film Amanti in fuga e a Franca Marzi. Senti Franca, devi raccontarci qualcosa di questo film, qualche aneddoto, cosa ti ricordi di questo film? Mi ricordo appunto che c'era anche un'altra scena d'amore, perché è stato il mio primo film, e dove tu mi hai insegnato a baciare. Ma tu, scusa Gino. Ma ragazzi, ma sì, scherzi. Mi spiace che lo devo ripetere, ma prima ci siamo un po' accavallati, no? Sì. C'è stato qualche accavallamento. Ed è la verità, perché? Gran maestro. Eravamo tutte delle bambine, perché anche tu eri molto giovane. Ma no. Sì. Eri un bellissimo uomo, lo sei anche adesso. Ecco, soprattutto bellissimo adesso. Uomo. E io quasi. Posso parlare, c'è tua moglie, non importa, è una cosa platonica, abituata, ero sì, incantata di te, vero? E mi ero quasi presa una cotarella, la mia prima cotarella, avevo 17 anni. Ma me lo dici adesso? Beh, ma sì, allora me la dovevi dire allora, non adesso. Ma io tremavo quando tu mi stringevi, quando recitavo con te, mi mettevi talmente soggezione, te lo dico a distanza di anni. Amante in fuga era la vita di Alessandro Stradella, sì. No? E tu naturalmente mi ricordo una scena del film dove tu cantavi su una statua. E a proposito di questa storia, tu dovresti raccontare qualcosa del freddo che hai patito quella volta che hai girato il film, la scena sulla statua. I pompieri mi hanno schiaffato a cavallo di uno dei cavalli della fontana di Piazza Navona in febbraio, che era un febbraio piuttosto freddino quell'anno, ti ricordi? E mi ci hanno lasciato dalle 6 del pomeriggio fino alla mattina dopo, alle 7:30, 8, che c'era poi troppa luce e non si potevano più girare le scene. E io mi sono sfogato a fumare sigarette, perché mandando un po' di fumo dentro al duccino mi riscaldava. Sono stato queste 12 ore lassù. E lei ha imparato il vizio di fumare? Sì, ho alimentato il fumo. 12 ore a cavallo sei stato, in poche parole. Sì. Decantare. Freddo però, un cavallo di marmo, capisci? Cavallo. Freddo, con l'umidità del... Vabbè. Beh, ma poi c'è altre cose che parliamo della scena, sì, di Franca. Ma abbiamo adesso dobbiamo far vedere una scena così. Dobbiamo far vedere una scena adesso con te, Franca, ecco, facciamola Marzia, vedere appunto. Così poi che era noi un la po' ricordiamo. Allora un po' audacetta, diciamo, da amanti in allora, fuga un pochino, sì. Ecco Gino Vecchi e Franca Marzia. Non mi piace il tuo scherzo. E a me non piace il tuo naso. Oh. Ma siete pazzi? Volete rovinarmi la corsa? Via, via. Mi darai soddisfazione. Tesoro, non è possibile che tu debba sempre attaccare. Smettetela dunque se non volete che vi faccia scomunicare dal Papa mio zio. Stringetevi la mano. Ma sì, siamo in prima. Stringetevi la mano. Oh. Certo. Forza seria. Domattina all'alba agli orti Ludovisi. Ci so. Bene. Andiamo via dopo la corsa, fatto preparare una buona cena. Dai, dai, Boccolo! Di fuoco! Dai, Boccolo! Dai, Boccolo! Vorrei che tu perdessi, frate Nespola, mi sei antipatico! Miracco, forza! E fa onore alla tua tavola e al tuo letto. Un tentativo di bacio c'era. Sì, sì. Un tentativo di bacio, ma forse era tagliato nel film, magari sì, c'era veramente. Sì, qualcosa è stata questa tagliata, scena magari, certo, è stata tagliata. Perché c'è stato il bacio veramente, forse era troppo scandaloso. Dillo. Sì, dai, una fissazione, insiste sul bacio, vero Antonella, vedi, dillo, c'è stato o non c'è, certo, stato che questo c'è stato bacio? È lui che non lo ricorda. Io sono gelosissima perché fra noi non c'è stato nessun bacio, c'è stato bacio. Tu facevi il Don Cesare e io la signorinella, per cui baciavo un altro, mi dispiace. Una domanda che vorrei farti è questa, Gino. Come sei nato attore? Da che cosa? Chi ti ha cercato? Perché sei diventato attore? Non lo so. Questa è una sorpresa. Lo sapevo che tu mi rispondevi. No, dico, aspetta, cerco di coordinare un pochino le idee. Dunque, io non ho fatto niente, non ho cercato niente. Sono venuto a cercarmi in quanto io cantavo al teatro, allora, Reale dell'Opera. E evidentemente mi hanno visto qualcuno, non so, in scena, durante La Favorita, non so, Il Trovatore, qualche opera. Hanno visto una certa figura che poteva essere interessante. Poi il Marchese Imperiale mi venne a vedere per vedere che viso aveva, se avevo il naso storto, non lo so.
E mi disse, mi ricordo queste precise parole, questo lo dico, tanto sono passati tanti anni. Dice, guardi, con quel sorriso lì che lei ha, allora. No, ma ce l'hai. Con quei bei denti che sembra... Se lo dice da solo. E me lo dico perché l'ha detto il Marchese Imperiale. Allora. Sì. E c'era mia moglie, può testimoniare. Sì. Ci può fare... E combinammo così. I capelli che mancavano? No, quelli ancora non mancavano tanto. Ah, non così. Mancavano? No, mancavano già. Però, e hai girato il tuo primo film che è del 120.000 lire, e mi comprai la villa al mare. 120.000 lire? 120.000 lire. Una villa 42. Al mare. Nel 42 che era Fuga due voci. Fuga appunto. Due voci. Poi il primo film senti, con la Monici erano le cose, mi pare. Ecco, hai girato tanti film tu, sì. Con Annette Bach. Sì. Naturalmente queste... le attrici presenti. Quante altre attrici hai conosciuto? C'erano dei nomi altrettanto grossi nei tuoi film? Ma ci sono altri nomi dei quali ho il piacere di poter dire di aver battezzato. Sofia Loren con Aida, no? Esatto. Che doppia la Tebaldi in una maniera splendida, più che se fosse lei stessa a cantare. E poi la Lollobrigida, sì. Che io ho conosciuto dopo il film, che tutte le scene di Follia per l'Opera dove c'era la Lollobrigida come protagonista femminile, io non l'ho mai incontrata, non l'ho mai vista. Ma scusami. Avevo fatto questo film, poi l'ho incontrata, anche in Cina ci siamo incontrati. Il film Follia dell'Opera, oltretutto, era girato in Inghilterra, almeno così. Ma neanche per sogno. Non era vero. No, all'aeroporto di Ciampino, a Roma, sì. Sai, il cinema, non sai cosa. Senti, poi hai girato con Gina Lollobrigida, poi con chi ancora? E con queste signore, tutti questi erano sempre loro in ballo. C'era qualche attrice che tu avresti voluto avere come partner in qualche film? No, basta, ha avuto noi, basta. Ma che è sta roba? Dopo di loro il diluvio. Voilà, le diluvi. No, niente. Piuttosto devi dire che io ho tentato una volta di fare un po' un film che avesse un motivo che potesse interessare moltissimo il pubblico, ti dico sì. Come. C'era quella famosa rivalità a Callas e Tebaldi, c'era, non so quanto di vero poi ci fosse, perché per esempio per me Maria Callas è stata una delle più deliziose compagne della mia arte. Quindi io hai dovessi testimoniare. Con la Callas. No, io non ho litigato mai con nessuno dei miei compagni, né in cinematografo né in teatro. E non ci credono, vedi? Non ci credono. Ma tantomeno con la Maria Callas, il che sembra assurdo, e dovessi testimoniare in un tribunale, io direi con Maria Callas io mi sono trovato. Ti dico perfino che nel Nabucco a Napoli voleva che fossi io uscire solo dopo il secondo atto del duetto, l'ho dovuta portare io fuori. Quindi, vabbè, dunque, allora in base a questa rivalità io volevo creare un qualche cosa che animasse un po' la faccenda, sai, e telefonai da Lisbona a Tito Gobbi domandandogli se avrebbe avuto piacere di fare un film con me insieme e così... E accettò subito l'amico Tito e facevo quel film Fuga, canzone a due voci, che c'era anche la nostra Franca. E noi cercammo in tutti i modi di imbastire qualche cosa che ci potesse, che potesse interessare la stampa, che ci fosse dell'animosità, lasciami finire poi. Dunque, che potesse interessare la cosa, non ci siamo riusciti, noi ci cercava di litigare, ma che andava a finire con le più matte risate. Ma era bello. Nessuno mi ci ha preso sul serio, vero Franchina? Ma io ti prendo sul serio in un'altra cosa. Aspetta, lasciamo sul serio. Tocca a Marco. Vabbè, andiamo, allora dillo quando tocca. A Franzia Marca tocca, vai, dai. Questo veramente è una lusinga, non ti ricordi? No, faccio la papera, dai. Che papera, dai. Fa parlare Franca. Non ti ricordi? No. Caspita, io ero il perno di questa vostra rivalità. Quando andavo a cena con Tito Gobbi, tu mi invitavi te. Sì, andavo sì. In macchina con Tito Gobbi e tu ci correvi corse. Dietro perché eri geloso. Che roba, ragazzi! Geloso di me o di Tito Gobbi? Antonella, io avevo una Cadillac e Tito aveva una Buick. Rossa. Di notte a 120 per le strade di Torino, non lo so, vai, lasciamo andare. Senti, parliamo allora di un altro film. Dunque. Arrivederci papà. E qui è stata appunto Arrivederci papà, mi è piaciuto perché la protagonista di questo film era appunto Silvana Pampanini. Sì, ma devo dire però che prima di Arrivederci papà, il mio primo film con Gino è stato Il segreto di Don Giovanni, molto bello. È un film che abbiamo fatto con la Fox, la 20th Century Fox, in Roma. Ecco, qua potete vedere col mio costumino, allora facevo la giovanissima cantante. E naturalmente avevo come partner un grandissimo cantante. Proprio su quel palcoscenico dove io dovevo debuttare come cantante lirica, ho debuttato come attrice cinematografica e con le mie colonne sonore registrate. Questo è molto commovente, veramente. E devo dire che nel primo film c'era una scena del bacio che io dovevo fare
Dai. Ma no, aspetta, scusami. È differente dalle altre storie di questi baci. Se mi fate parlare anche a me, allora lo dirò. Allora, no, chi mi ferma? Niente, per carità. Volevo soltanto dire che io non sapevo baciare. Ecco, questa è una scena dell'opera, proprio al teatro dell'opera. E in una scena difficilissima, io dovevo finirla con un bacio. Facevo tutto bene, però al bacio che andavo così... Mastro Cinque, che chiamavamo Mastro, faceva stop. Io mi sentivo morire perché c'era molta gente presente a vedere. E allora, dopo due scene così, Mastro Cinque capì che io non sapevo baciare, perché io ero appena uscita dall'Accademia di Santa Cecilia e di botto mi sono trovata ad essere un'attrice, no? Pur sapendo fare tante cose. A un certo momento Mastro mi prese, mi portò dietro a un piccolo paraventino che c'era, perché era la scena di una cantante, e a un certo momento mi ha detto: guarda Silvana, che baciare, tu vai così. No, se la macchina mi viene più vicina lo faccio vedere. A un certo momento andavo così con le labbra chiuse. Allora mi ha detto Mastro Cinque, che benedirò sempre, mi ha detto: Silvana, devi fare movimento delle narici, la bocca chiusa, socchiusa, le mani frementi. Vedrai come arriverà il grande Gino Becchi. Infatti sono arrivata tutta così, ho fatto sta scena del bacio e credo che Gino... No, non si è spostato niente, vero Gino? No, non lo a so, te, non perché lo, tu avevi lo... dei capelli stupendi biondi. Molto belli, e mi ricordo che in questo film era sempre bello con un fisico così, però aveva un pochetto più di ciccetta. Posso dirlo, Gino? Come lo puoi dire? Aveva una pancierina da favola che gli tiravamo le stringhe così per essere ancora più bello. Ma poi lo sapeva, non glielo diciamo più. Va. Ma scusa, era questo il segreto di Don Giovanni? Forse. Era una diciamo panciera, se vogliamo così, sì, che serviva anche a sostenere anche il diaframma. Era la usavo anche quando cantavo, la mettevo sempre per sostenere il fiato, capisci? Questo era il segreto di Don Giovanni. Sì, era un po' il segreto dei cantanti, anche se la portava Beniamino Gigli, eccetera. Lui addirittura di cuoio. Non abbiamo trovato nulla del film Il Segreto di Don Giovanni. Peccato, un film grazioso. Così facciamo vedere un pezzo che è tratto dal film Arrivederci Papà. E ascoltiamo Silvana Pampanini, che tu cantavi una canzone in questo film, sì, no? E dirò di più, che questa canzone che canto, quella canzone che ho cantato, l'ha scritta proprio Gino Becchi. Il più grande compositore. Dunque, grande allora, fra Gino tante Becchi, qualità c'è anche per... cantante, baritono, attore di cinema, grande baciatore, autore anche di canzoni. Ma tu dai ascolta queste che dicono queste. No, ho detto la verità, dai. Poi adesso Antonella sorride, guarda. Dice sì, lei, io non lo so. Sono qui in ascolto. Capisci, lei dice, io non lo so. Dice. Sarà anche vero, no. Però dice, io ecco, non lo ecco, so. Ecco. Dell'operetta. Alla salute di Rinaldini, re dei critici e il terrore delle soubrette. Sedete un po', no? Grazie. E che cos'è questa musica? È la canzone di un'operetta inedita che mi piacerebbe tanto poter cantare in teatro. Ah, ecco l'autore del libretto, il poeta Cariaca. Filosofo, prego. Ciao. E la musica? La musica del maestro Stefano Mai. E chi è? Il nuovo musicista di domani. Fiori? O il nuovo amante di oggi? Qualche cosa di più e qualche cosa di meno. Allora è proprio una cosa seria. Signor critico, occupatevi delle mie interpretazioni e non delle mie debolezze. Mi perdonerete se oso domandarvi quando avrete una debolezza per me? Vi perdonerò stasera se verrete a casa mia alla festa per il mio 23esimo compleanno. Ma sono 5 anni che lo festeggiamo. Vuol dire che l'anno 21 festeggeremo il 22esimo. Ciao tesoro. Buonasera. Allora, Chanette, è vero che questa sera ci sarà il direttore delle polizie? Piuttosto, ci sarà abbastanza da bere. Scusatemi. Ma dove vai, Chanette? Dove vai? Va dal musicista. No, lo fa... E allora, com'è andata? Come al solito. La mia musica non è piaciuta. Non dirmi che sono piaciuti i miei versi se non mi offendo. No, non avere paura.
Vogliono solo la mia voce. Ma perché non accettate, Stefano? Voi siete fatto per il teatro. Avete la voce, il temperamento. Gli occhiali. Ah, noi due insieme diventeremo gli idoli di tutti i teatri. Con la vostra voce e con le mie gambe. Qualunque musica andrà bene. Sì, anche la tua. Ma sì, è giusto. Avete ragione. Sono stanco di scrivere musica e di dare lezioni ai marmocchi. Fisso quattro strilli, strillerò anch'io. Datemi un cognac. C'è una parte per me. Antonella, vorrei passare a te adesso e ricordare ancora assieme il film Signorinella. Sì. Perché non ci racconti qualche aneddoto di questo film? Ma io vorrei innanzitutto dare una risposta a Gino Becchi, che prima mi stava rimproverando di non ricordare sufficientemente il mio primo film Signorinella. Confesso che non è stato il mio migliore film. No, no. Ma assolutamente d'accordo. No. Ma lo ricordo comunque, se non altro perché è stato il primo. Io subito dopo averlo visto decisi di non continuare, ma le cose evidentemente, chi mi ha dato fiducia tra i primi, De Laurentiis, col quale ero in contratto e mi cedette per questa produzione, e tutti i miei compagni di lavoro mi dissero di continuare. E in fondo hanno avuto ragione, perché non a caso a oggi ho interpretato 120 film tra l'Italia e l'estero. Quindi io in questo momento non posso che ringraziare le persone che mi hanno dato fiducia, a incominciare da Gino Becchi, che ricordo durante le riprese proprio mi prendevano a spinte, perché ero bloccata, ero terrorizzata di essere davanti alle macchine da presa. E c'era anche Aveninchi, ricordiamola, una grande amica, che anche lei mi diceva: Antonella, stai tranquilla, non è niente, non è niente. E con questo non è niente. D'altra parte la mia paura, la mia timidezza mi ha aiutata nel personaggio stesso, perché dovevo essere un'ingenua, acqua e sapone. Poi c'è stata un'Antonella diversa, ma tutto questo mi è servito, perché quando si inizia con qualcosa di eclatante poi è difficile sostenerlo nel tempo, mentre se si comincia piccoli piccoli poi si fa la gavetta, come si suol dire. Non voglio interrompere Antonella, ma Antonella ha ragione, non è un film da menzionare con piacenza. Sì, non è un film da festival. No. Ma, però insomma il fatto è questo, che l'ho battezzata. Ecco, senti, io non sono felice. D'accordo né con te, Gino, né con Antonella, perché a me piace. Il film Signorinella è piaciuto moltissimo e sono stato ben felice di rivedere uno spezzone tratto da questo film. Dimmi una cosa, vorrei sapere da te. E che emozione ti ha dato rivederti in questo film, in questa moltissima scena? Moltissima, un'emozione gigantesca, come altrettanto di vedere Gino dopo tanti anni che non era mai capitato di rincontrarci. Vi devo ringraziare per questa opportunità. Sono veramente felice. Anche perché Gino, oltretutto, è difficile incontrarlo, perché è sempre in giro per il mondo. Tu sai che lavora più adesso di prima. Infatti Gino fra poco dovrà ripartire ancora per la Cina, dove là insegna canto, se non sbaglio, vero? Sì. Sì. Puoi raccontarci qualche aneddoto, cosa fai in Cina? No, io ho avuto l'onore, devo dirlo, insomma, immodestamente, certo, di essere il primo ad andare laggiù a fare questa specie di missione, no? Del bel canto italiano, a dare, indicare insomma, la strada delle nostre migliori tradizioni nel campo lirico-operistico. E ci sono andato nell'81, nell'82, nell'83, adesso devo ritornare, e questi pensano che io debba campare all'infinito, perché parlano già dell'85, lei verrà qui, deve mettere in scena quest'opera. E io vado là molto volentieri, perché sono delle persone deliziose. Io non entro in campo di politica, io parlo di cinesi in quanto cinesi, non in quanto sì, nativi. Certo. Sono delle persone adorabili, io sono veramente entusiasta e mi trovo benissimo. Questa era una scusa per ascoltare l'Ave Maria di Schubert, interpretata da Gino Becchi. No.
preghiera. Non negar a questo devoto mio cor tregua, calma e amor. Fidente l'alma mia si prostra a te, che solo Dio può dar. Ave Maria. Là ho fatto un po' come ho fatto qui, ho cantato, non avrei dovuto farlo, perché uno che si ritira presto per in buono stato di salute, diciamo così, ancora in efficienza, per poi cantare e farsi sentire quando è gna gna gna, non è ma Gino, insomma, qui non eri in insomma, cattivo io offro stato quello, di quello, salute, quello che posso, hai offerto, commosso tutti. Beh, è un brano stupendo, un che abbiamo ascoltato. Io ho sempre cantato molto volentieri queste aree di chiesa, in chiesa, Pane San Geli, quella preghiera di Stradella, eccetera, eccetera. Come anche nel film, cioè, dimmi, certo. Ma io volevo chiedere una persona che ti ha dato tanto aiuto, che è tua moglie, perché se non sbaglio, no, tua moglie... No, la voglio ricordare, perché c'è un piccolo aneddoto di tua moglie che tu non hai raccontato, di quando tu la porti in teatro... La fai sedere nelle ultime file. Ah, è vero, è vero. Lo devi dire. Ho fatto. Io mi ricordo di aver avuto una critica di Eugenio Gara su Bardolfo, sul giornale Candido, che faceva delle lodi forse anche sperticate o giustificate, non lo so, sul mio Barbiere di Siviglia, sugli acuti, eccetera. Dice, però commentava: peccato che Becchi, fiorentino, quando fa i recitativi li precipita e non si capisce molto bene. Io mi sono sentito molto. Poi dico, come non si capisce le parole? Allora ci siamo, leggevo il giornale a letto, all'albergo Continental a Milano. Ho detto a mia moglie, andiamo subito in teatro. Dice, ma se video di corsa. Ci siamo vestiti, andati in teatro, io ho fatto qui recita, ah che bella vita, faticare poco, divertirsi, sai, eccetera. E dico, Giuliano, in fondo alla platea, com'è? Beh, dice, sai, come sai? Tu precipiti, non è molto chiaro. Ah, dico, allora aspetta, ah che bella vita, faticare, così come va? Ah, adesso che va bene. E dunque io ho seguito la critica di Eugenio Gara e ho fatto questo, è andato tutto meglio, tanto è vero che lui abbia la compiacenza di tornare a teatro, dice, ho visto, ho potuto constatare che Becchi ha tenuto conto delle... Ecco, questa la chiamo critica costruttiva. Com'è che fa, come faceva quel brano, quel pezzo che tu... Perché lei è troppo, un po' troppo corta. Dai, ma sei un delinquente, allora devo litigare anche con te, sì. Ah che bella vita, faticare poco e divertirsi, sai, in tasca sempre aver qualche doblone, gran frutto della mia reputazione, ecco qua, senza Figaro non si è casa in Siviglia una ragazza, a me la vedo bella, ricorre per il marito, io con la scusa del pettine di giorno, della chitarra col favore della notte, a tutti onestamente non fa per dire, ma adatto a fare piacere, ah che vita, che mestiere, orsù presto devo cantare tutto il Barbiere di Siviglia. Hai capito? La trasmissione sta per giungere al termine, ma per te non è ancora finita la fatica, Gino. Silvana, dimmi. Cosa vuoi dire a Gino? Vorrei dire che lo sento ancora così bravo, così giovane, perché nel cuore ha sempre 20 anni. Io in questo momento me ne sento 6 e a un certo momento le auguro le cose più belle e siccome non gli avevo ancora fatto gli auguri del nuovo anno, gli dico... Che Dio ti benedica e buon anno e soprattutto salute, serenità, il tutto dopo.
Ciao, Gino. Franca. Io... Forza, sì, se sì, no sì, ci ammusciamo, Io l'unico augurio che posso fare è di rivederci fra 50 anni. Solo? Ma perché vuoi mettere un limite alla divina provvidenza? Beh, accontentiamoci. Sempre così in forma come siamo adesso. No, non voglio interrompere. No, vorrei dire che è la terza volta che Gino mi dice sviolinate. No, se io ti dicevo delle cose cattive, cosa mi avresti detto? Forse se erano giuste avrei detto ma io ho detto le cose giuste. Antonella, io mi auguro soltanto di fare forse ancora un film e chissà quel bacio che non ci siamo dato ridarcelo adesso nel futuro, in base al detto meglio tardi che mai. Sei così, no? Da parte mia, Antonella, ti vorrei chiedere qualcosa. Chiedi, ormai cantaci una canzone in diretta. Oh, ma come? Ho finito adesso di dire che... Ma come? Dai, ci hai intrattenuto per tanti anni, intrattienici ancora una volta. Sì. Ma io volentieri, signore, ma non so se sono in grado. Ma io ve lo faccio tutti i giorni. No, va bene. Sentite, a proposito di quei bacetti, ve ne do uno, un altro sulla manina Antonellina, con tanti auguri per lei, per sua figlia, per la sua bella carriera. E quindi Giuliano, dimmi. Tanto per rimanere in chiave leggera, diciamo così, perché non vi proverò certamente Rigoletto, andiamo sulla strada del bosco. Ah, che è stato anche bello. Se è umido, freddo, con la neve, non so se ascoltiamo la strada del bosco. No, la strada del bosco, maestro. Vieni, c'è una strada nel bosco, il suo nome conosco, vuoi conoscerlo tu? Vieni, è la strada del cuore, dove nasce il l'amore, che non muore mai più. Gli alberi intrecciato coi rami in fiore, v'è un nido semplice come sogna il tuo cuore. Vieni, c'è una strada nel bosco, il suo nome conoscerlo tu. Grazie. 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 E a questo punto io direi di provare a cantarla tutti assieme. Credi? Proviamo, dai, vediamo cosa succede. Ma io non gli vorrei farci troppa brutta figura. Dai, forza, forza. Allora, io sono lontana dal microfono. Va bene, vieni. No, ci sei anche tu. Vieni, c'è una strada nel bosco, il suo nome conosco, vuoi conoscerlo tu? Intrecciato coi rami in fiore, per un nido semplice, come sogna il tuo cuore. Vieni, c'è una strada nel bosco, il tuo